Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Buon mercoledì pomeriggio, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi sono tornata con un nuovo video sui nuovi Poopsie Slime Surprise. Questo qui è praticamente serie 1. E voi non sapete, ma io ho preso da Amazon America la serie 2, che è la serie Gold. Però non so se è una serie speciale o proprio la serie 2. Comunque, allora, oggi vado ad aprire questo Poopsie Slime Surprise. Arriveranno altri Cutie Tuties Slime, perché ho visto che sono piaciuti a tanti di voi. Quindi ho preferito e quindi siccome piacciono anche a me, perché sono delle cacchette glitterate bellissime, ho voluto prenderle di nuovo. Allora, voi sapete che i Poopsie Slime Surprise sono questi carinissimi pupazzetti a forma di cacchetta, e dentro questi pupazzetti esce una polverina per fare lo slime, che a volte è difficoltosa da realizzare, però vabbè, noi come sempre ci proviamo. Io ho sempre uno sparkly critter da aprire con voi. Se lo volete, lasciatemi un bellissimo pollice in su, così magari il prossimo video lo vado ad aprire con voi. Io devo andare ad aprire un sacco di cose con voi ragazzi, perché ho comprato tante cose da aprire insieme a voi. Allora, e se volete anche la Puiton, quella gigante, sempre della serie Poopsie, tanti like ragazzi. Allora, vado ad aprire qui. Lo sapete che questo qui fa parte della famiglia, praticamente delle MGA. Questo qui è una forma di carta igienica, per chi se lo stesse chiedendo. Allora, prima di iniziare a togliere il tappo, che dentro ci sono tutte le sorprese, bisogna praticamente togliere la carta da qui. E si inizia da qua, come se fosse una lettera. Bisogna andare ad aprire questo lato, staccare il bollino e aprire questo lato qua. Stacchiamolo mano a mano e troviamo le nostre sorpresine. Questo è lo Unicorn Food, che ci serve per creare lo slime. Poi Unicorn Magic, che di solito sono glitter o polverina olografica, stelline, tante cose. Qua c'è l'essenza, oramai le ho imparate a memoria. E qui c'è il nostro cucchiaino. E finisce qui. Le cose che troviamo. La carta è bellissima perché è tutta colorata. Questi qui sono stupendi perché, a parte essere unicornosi, sono sempre molto gioiosi, colorati, arcobalenosi, bellissimo. A parte la confezione, che è plasticosa con tutte le cose disegnate sopra, all'interno troviamo tutte le nostre cosine. Ok? Abbiamo il tutto, come sempre, le nostre istruzioni, ma oramai io le ho imparate a memoria. Vediamo. Apriamo il catalogo. L'altra volta chi mi è uscito, ragazzi? Vediamo chi se lo ricorda. Vediamo se sono fortunata anche questa volta. Scrivetemi sotto in un commento di questa serie. L'altra volta io chi ho trovato? Vediamo se ve lo ricordate. Dunque, mi pare che questo sia serie 1, non è serie 2. La serie 2 è diversa. Penso ci sia scritto qui. Drop Cuddle 1, penso sia serie 1 praticamente. Non lo so, non mi ricordo se è serie 1 o serie 2. Comunque, allora, per capire, prima apriamo il cucchiaino, perché a volte anche dal cucchiaino si riesce a percepire. Penso che questo qui sia normale, non so perché l'altra volta trovai un cucchiaino argento e mi uscì un Poopsie Slime Surprise oro. In pratica, è un Poopsie Slime Surprise raro in pratica. Mentre adesso abbiamo trovato comunque un cucchiaino oro. Adesso vediamo se la mia teoria è giusta o sbagliata. Boh, io la butto lì, la dico così, poi vediamo. Allora, qui abbiamo come sempre il nostro contenitore. Che carino! Ma è rosa! Rosa fucsia, ragazzi, io non me ne ero mai accorta. Volete vedere la cosa? Non me ne ero mai accorta. Qui c'è disegnata una cacca meravigliosa. Adoro, non me ne ero mai accorta. Che bello questo qui, fucsia. Bello, un bel rosa, bello fosforescente acceso. Allora, vogliamo aprire l'essenza? Vediamo se c'è scritta.
Perché l'altra volta ho notato una cosa, e infatti non c'è scritta, secondo me questa è la serie 1, perché ho notato una cosa che nella serie 2 hanno scritto i nomi delle essenze, a parte che ne è sempre pochissima, non cambia niente, hanno scritto i nomi delle essenze, quindi l'altra volta ho capito che mi uscì uno raro, ma non mi vorrei sbagliare, ma era questo, ma dove lo lessi l'altra volta che essenza era? Boh, secondo me me lo sono sognato. Forse sta scritto qui all'interno. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Fragranza, no. Secondo voi, quale mi uscirà questa volta? Un regular, un raro, ultra raro o un super ultra raro? Ma è una cosa impossibile perché i super ultra rari sono praticamente uno. Quindi è impossibile che mi esca il super ultra raro, anche perché già si sente che non è un super ultra raro. Spero solamente che non mi esca un doppione, oh mio Dio. Spero in bene. Cosa apro? Prima la bottiglia? O prima questo? Boh. No, apro prima la bottiglia, dai, tanto. Allora, siete pronti per vedere chi ci è uscito? Uno, due, tre. La pup... No, vabbè, la pup beer. Quindi ci è uscito, penso, un raro. Rare, sì, un raro! C'è uscito Bling dei Boogie Poops. Vediamo. Carino. Yes! Carinissima. Bling, no, vabbè, sembra tipo una rapper americana. Guardate, Bling perché ha la collana d'oro con il cappellino tutta yeah, fantastica. E questa sarebbe in America, questa qui, invece di Poop Beer, sarebbe la Root Beer, ossia la birra americana, quella analcolica. Ed è fighérrima comunque, mi piace un sacco. È fatta bellina. Sì, è fatta carina. Questo è il primo che mi esce di questa tipologia qui. Oddio, io avrei preferito probabilmente un altro, forse qualcun altro della famiglia Junk Food di Rudis. Voi lo sapete che questi mi piacciono un sacco, però vabbè, mi sarebbe piaciuto anche Squiggle, ma vabbè, non si può avere tutto dalla vita e ci sta bene. L'importante è che non mi sia uscito un doppione. Qui abbiamo lo Unicorn Food e facciamo shake, 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 mix, 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 così. Lo apriamo e lo dobbiamo andare a mettere qua dentro. Ok? Lo mettiamo qua, tutto quanto. E come sempre dobbiamo andare a mettere non una goccia di più, non una goccia di meno di acqua, due di questo misurino, due di 15 ml. Quindi vado a prendere come sempre la mia acqua. Intanto ho qui tutto lo Unicorn Food. E dobbiamo andare a mettere 5, mi pare, 5 gocce di aroma. Vado a prendere l'acqua proprio giusto, giusto, giusto alla linea. Facciamo uno. Perfetto. Questo è difficile, raga. E un altro pochettino. Ok, perfetto, proprio giusto alla linea. Facciamo due. Io l'essenza già l'ho sentita, ragazzi, ed è un'essenza a dir poco buonissima, sembra tipo frutto della passione, fruttato, sembra ananas, non lo so, ma è buonissima. Una, due, tre, quattro, cinque. Perfetto, ho messo proprio 5 goccine di essenza. Vado a richiudere bene, girando, girando, girando bene, e inizio a shakerare. Dobbiamo shakerare per un minuto il nostro slime. Poi dopo, se vogliamo andare a metterlo Unicorn Magic, bene. Altrimenti possiamo anche non metterlo. Comunque questa essenza è buonissima, sembra frutto della passione oppure ananas. Ha comunque un profumo fruttato buonissimo. Ora non so di cosa sappia. Comunque, dopo che abbiamo miscelato tutta la nostra polverina all'interno dell'acqua, dobbiamo aspettare un bel po'. Infatti ogni volta io vi metto pausa. Bisogna aspettare. Vediamo, almeno 15-20 minuti per far sì che lo slime si formi. Quindi, vediamo se ho shakerato very well. Very well, abbuffamoci. Carino! Però vi posso dire la verità, con 5 gocce non si sente niente. Con 5 gocce di aroma non si sente una cipa di liba. Comunque,
Penso si sia miscelato bene il tutto. Io lo tengo così a testa in giù, così che dopo possa scendere tranquillamente. E adesso aspetto questi 15-20 minuti in modo che lo slime si formi. Ragazzi, sono passati 15 minuti e adesso vediamo insieme cosa è uscito. Quindi andiamo ad aprire la nostra bottiglia. Oddio. Ma vedete anche voi quello che vedo io? Della roba un po' strana. Allora, vediamo. Ma che cos'è sta roba? Ci sono delle cose blu che sono uscite fuori. Non vi so dire cosa siano, sinceramente, però lo slime è riuscito. La cosa bella è che lo slime è riuscito, almeno questo, ed è riuscito anche molto bene. Vedete come si allunga, come si streccia. È molto, molto, molto carino. Non capisco cosa siano queste cose dentro. Credo sia proprio il colorante, che secondo me sono le palline di colorante che secondo me non si sono sciolte bene, presuppongo. Poi non lo so, se mi sbaglio, correggetemi voi. Tutto sommato, comunque è venuto bene. Alla fine, un pochettino il profumo si sente. Vado a mettere un pochettino di slime all'interno della mia bottiglia e un pochettino di slime invece lo vado a mettere all'interno del mio Pupsi, che è questo qui. Ok, lo metto all'interno e lo vado a chiudere così da conservarlo. Ecco qui il nostro bling con la poop beer, che è bellissima, ossia la birra pupù, la birra cacca in pratica. Vabbè, dai, mi piace veramente tantissimo. Alla fine poteva andarmi peggio. Prediligevo, cioè diciamo io prediligo per altri, ma vabbè, alla fine mi è uscito questo, non è neanche tanto male, meno male che non mi è uscito un doppione, sono contenta lo stesso. Va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia questo video delle ore 18. Io vi voglio tanto bene, vi mando un bacione, un abbraccio forte e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Bye!